Ciao ragazze, oggi voglio proporvi una nail art semplice ma molto carina. Come prima cosa stendo la mia base al calcio della debola. Con questa base mi trovo molto bene perché mi ha fortificato tantissimo le unghie, le avevo molto deboli, si sfaldavano, non mi crescevano, un vero disastro. Adesso, come potete notare, grazie a questa base mi sono ben cresciute. Applico uno strato uniforme. La cosa bella di questa base è che si asciuga veramente velocissimamente e quindi possiamo subito andare ad applicare lo smalto colorato sopra. Ecco qua. Io ho scelto di utilizzare su tutte le unghie questo smalto fucsia della Pupa, ma invece sull'anulare userò un tono più chiaro. Questo è della linea d'Or che io ho comprato in Ecuador quando sono stata ad aprile ed è un bel rosa antico che tende un po' al lilla, è molto bello. Inizio ad applicare il mio smalto fucsia quindi su tutte le unghie tranne che su quella dell'anulare. Applico una bella passata. Come vedete, gli smalti Pupa a me piacciono moltissimo perché, come potete vedere già dalla prima applicazione, sono molto intensi. Per cui ne basterebbe anche solo una. Se poi volete un effetto ancora più glossy, ancora più pieno, potete farne due. È importante stare non troppo vicino alle cuticole e ai bordi, in modo che l'unghia risulti ben allungata e affusolata. E procediamo. Devo pulire più volte il pennello perché purtroppo è quasi finito il mio smalto. L'ho usato talmente tanto che sto arrivando alla fine. Ecco qua. Come vi ho detto, sull'anulare applico un rosa più chiaro. Di questo ne servono due passate perché è molto chiaro come colore. Aspetto che asciuga. Nel frattempo voglio mostrarvi questa. Che cos'è questa? Una forcina per capelli. E vi direte, a cosa vi serve una forcina per capelli? Perché io non ho il dotter. Il dotter, sapete, è quello strumento per creare disegnini, puntini o righe sulle unghie. Non avendo il dotter, io ho pensato bene di utilizzare una forcina. Perché la forcina? Perché la forcina alla fine ha una pallina, come potete vedere. Ecco. E con quella pallina riesco a ricreare lo stesso effetto del dotter. Io adesso avevo solo questo di foglio lucido del McDonald's e qui andrò a mettere una punta di smalto e dove andrò a intingere la mia forcina per creare la mia manicure. Ok, ora prendo, vorrei provare a creare la manicure leopardata. Realmente non l'ho mai fatta, quindi non ho idea di cosa possa venire fuori. Per cui è la prima volta che la creo e la voglio creare insieme a voi. Quindi prendo uno smalto oro, anche questo è della Pupa, e ne metto non tantissimo qui sul mio foglio. E vado con la mia forcina a
prelevarne un po', se ci riesco, prelevarne un po' e a creare i puntini del maculato. Per creare il maculato bisogna prendere una grossa quantità. Non faccio dei puntini regolari, ma stendo un po' il prodotto a macchia. Ci passo magari un po' di più per renderlo più intenso. In questo modo. Ne metto uno anche qua su. Ok. A questo punto riprendo il fucsia e ne metto qualche goccia. Lì, sul mio foglio. Cambio punta della forcina e intingo. Per ricreare le strisce del maculato. E seguo il contorno del pallino che ho fatto prima. Cerco di non prelevare troppo prodotto, per non creare una riga troppo spessa. E voilà, vedete? Ora facciamo asciugare e mentre le asciuga applico il mio top coat sul resto delle unghie. Io uso questo della Maxi Belt, marca americana, buonissimo. Ne bisogna applicare veramente poco, non bisogna esagerare perché sennò non si asciugherà né ora né mai. Per ora non lo applico sull'anulare perché faccio bene asciugare. Questo è il risultato finale, spero che vi piaccia, alla prossima!